consiglio e a tutti i consigli. Dunque, la mia richiesta, io parlerò a singolare, ma plurale, maiestatis, perché oggi abbiamo anche l'opportunità di avere alcuni membri del comitato che purtroppo, come dire, i lavori spesso portano a non essere presenti, a meno che un consiglio non si faccia essere a voi. Il motivo di questo intervento è un intervento che, diciamo, esula da quelli che sono i meriti dei meriti, no? Chi ha fatto, chi non ha detto. Noi guardiamo un attimo sugli atti concreti sul fare. E la nostra manifestazione di sabato scorso è una manifestazione ultra pacifica, anche se in qualche modo qualcuno ha voluto stare strumentalizzare, ma abbiamo andato cosa all'intente. Crediamo che la manifestazione si sia svolta nei modi più civili possibili, ma abbiamo voluto dimostrare che Torre Pienza oramai è in uno stato effettivamente di tensione abbastanza pesante. Questo ciò non toglie, rimanendo sempre sulla parte legale delle azioni, noi abbiamo sempre espresso con chiarezza e senza ombra di dubbio vada dignità per tutti, ma nessuna tolleranza verso la criminalità. Questo ce lo dovete concedere, perché non posso pensare che nessuno di noi sia tracciato con la criminalità o quant'altro. Dunque, da 100 giorni via Salviati è oggetto di una bonifica e di uno sgombero in una situazione ormai diventata incommentabile, ingestibile, e anche, voglio dire, forse non ci sono neanche parole per definire ciò che c'è a via Salviati, che cosa c'era e cosa si deve esserci. Io vi voglio dare un paio di testimonianze delle ultime ore. Ieri mattina addirittura c'è stata un'aggressione, nonostante tutte le forze di ordine, c'è stata un'aggressione contro un vigile, è dovuta arrivare un'ambulanza, c'è stato un arresto, se non ci preoccupano un pochino. A questo si è aggiunto che queste persone sono andate via, tuttora ce ne sono 4 o 5 di camion di rulotti, chiamiamole così, che hanno preso lo stesso qui sulla parchetta di Osciana. Questa cosa ci lascia preoccupato, perché personalmente ho visto, mentre camminavo la macchina, di sera addirittura anni stesi, io capisco che c'è la. A questo si è aggiunta una serie di personaggi che magari avevano solo la paraca e non hanno assolutamente altre opportunità, lo voglio dire, ci sono diversate nelle strade, soprattutto quelle un pochino più nascoste di Torre Pienza, abbiamo ricevuto allarme da persone anziane che hanno paura di girare per il quartiere. Questo è uno dei problemi. Quando è stato ieri sera, e lì mi ci sono trovato davanti, devo dire, non so neanche dire se è stata fortuna o sfortuna, e non so tecnicamente, eravamo con persone, è stato legato qualcosa da due anomali dentro un cassonetto, un attimo dopo sono scappati, subito dopo si è sviluppato un incendio, quindi fu un eco di tutte queste cose. Chiamati vigili, sono arrivati dopo 5 minuti, devo dire, quelli del fuoco che arrivavano insieme per una pericolosità che c'è via degli armenti, il camion dei vigili del fuoco non riusciva a passare, quindi l'incendio ha fatto tutto il suo operato fino a lasciare una macchia in terra sui marciapiedi. In quel punto passano bambini, passano, che oggi è impossibile camminare. Presidente Palmieri sa da tempo, da quando noi abbiamo chiesto anche dei paracadutari una messa in sicurezza per una strada in curva dove le mamme camminano con le carrozzine, con i bambini che portano poi a scuola magari. Questo è stato il risultato di ieri sera, non è finita ieri sera, e questa mattina, mentre si sentiva lo sgombero, diciamo, la bonifica del campo Salviati, proprio davanti al campo Salviati si alzava un altro colore di quelli puzzolenti e come se nulla fosse. Aggiungiamo che questa mattina alle 6:30 una puzza fortissima non era nulla, poi arrivava tutto il fumo del sino da Ponte di Nona dove c'è stato l'inferno che questa mattina. Allora la nostra grande preoccupazione è quello che vogliamo dire, perché Torre Pienza ha tantissimi problemi, c'è la via Collatina dove c'è un limite di velocità a 30 all'ora e anche gli altri, come dire, dell'area che camminano a 100 all'ora, quando la sera è veramente un assurdo anche lì, voglio dire, attraversare la strada, c'è il problema di uccellari, ci sono tantissime cose, ma quello che più ci preoccupa, che adesso ho finito questo scopo, è in virtù del fatto ci sia
sembra quasi una sfida infinita, ma veramente infinita, cosa accadrà a partire con Sapienza? Io ve lo dico ora e non vorrei annoiarmi di più. Tor Sapienza è pronta a scendere, a isolare il quartiere se è necessario anche con il filo spinato. Cioè, non è più tollerabile quello che accade. Allora, quando io vedo le strumentalizzazioni o chi vuole in qualche modo raggirare l'obiettività e l'oggettività del problema, qui ci sentiamo veramente, veramente attaccati. Questa cosa non la perdoniamo a nessuno, a nessuno. Noi siamo persone, come tutti, ci ritroviamo ancora civili che pagano le tasse, però paghiamo un biglietto talmente salato per assistere ad uno spettacolo così indecente che ha superato, da un bel pezzo ha superato il limite della sopportazione. Qui la pazienza ci ha dato, la pazienza che lo abbia dato dimostrazione della grande proiezza che ha sempre dato. Questo è una cosa che ci lascia perplessità. Noi vorremmo soprattutto sapere in termini molto molto brevi qual è il prosieguo di questa azione, altrimenti facciamo come la cambiare di dopo e ci torna indietro. Beh, credo che non, per rispetto proprio di qualsiasi cittadino, questa cosa non può essere, non può venire neanche commentata positivamente o negativamente. C'è una realtà, questa è quella che vi sto raccontando e che voi conoscete tutti, tutti bene. Io non voglio dare meriti, non voglio dare colpe a nessuno, ma una sottolineatura, e questa la faccio personale. Quando abbiamo fatto la manifestazione, io ho visto tre sole istituzioni all'inizio a metterci la faccia, a prenderci gli insulti. C'era un po' cosciaccia che non era presente, perché quel territorio là poi riguarda il quarto municipio e non il quinto. Io questo lo devo dire con molta onestà e attività. Io devo ringraziare Mariucci, il presidente Bandieri e anche i consiglieri pacifici che erano lì. Qualcuno è arrivato un pochino dopo, ma ci hanno messo la faccia a prendersi gli insulti in un momento in cui l'aria si stava tutta. Poi abbiamo visto visite, chiaramente. E vi faccio anche un'altra confessione, perché Roberto Lore non si è mai nascosto del bambino. Qualche giorno dopo è venuto la mamma, mi ha chiesto di persona dove era il campo, non è di chiesa a te. Io l'ho portato a farmi vedere in giro, no, ma di lì. Però dopo ho pubblicato un video che chi è collegato al mio Facebook, che il video l'ha visto, io ho attaccato la mano, perché a Via Sabbiati c'erano dei genti e nulla si faceva. Quindi questa storia è durata 10 anni, non da senso del corpo di Cina. Mi rendo conto che l'età è pesantissima, ma ci vogliono azioni concrete e determinate, altrimenti non riuscirete né voi qui, né noi come cittadini. E mi dispiace di un'altra cosa e poi chiudo, non voglio annoiarvi. Noi siamo stati ricevuti anche al Comune di Roma. Abbiamo assistito a uno scontro di potere istituzionale e siamo usciti con la bava alla bocca. Questo non porta da nessuna parte. Non porta da nessuna parte. Il cittadino, giustamente, noi stiamo facendo molto per farlo stare in aria. E credetemi, credetemi, ce ne sono tantissimi punti a scatenare l'inferno. Abbiamo, io ripeto, abbiamo tanti problemi per scatenare un inferno orologiare, come ho sempre detto. Non ci interessa, anche quelle persone, perché sono persone del toccato. Qui si parla di criminali, degli ordini di valutare, che è una cosa diversa dalle persone. E questo va preso di mira, di punta, ma non con una semplice risoluzione. Dopo ci vogliono le azioni, perché senza azioni si diventa a fare carta, 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 carta verde. Noi stiamo perdendo da oltre 20 anni, non ce la facciamo più. Grazie.